vado. Capito? Sì. La mano non è la parte gialla, la facendo quindi posso. A posto, segnato giovane, sì. Quindi raccontaci della partita, dai. Niente, aspetta, mi rimetto la maglia. Va bene, tutto in presa diretta, lo lascio, non lo taglio perché diciamo che è bello. Dimmi pure. Abbiamo preparato la partita, diciamo che pensavamo che loro giocavano un modulo diverso, ma poi ci siamo adeguati subito. I primi minuti sono stati un po' sia per noi la difesa, un po' il centrocampo, io un po' assente, non ho dato tanto linee di passaggio, però poi il secondo ci siamo presi bene e si è visto che gli abbiamo fatto subito due gol. Esatto, e sfiorandone anche qualcuno. Cosa c'avevi con il portiere sul rigore? Perché a rigore di lui, a rigore suo. Eccolo qua, vieni, fermati anche tu, giovane. A rigore suo. Vedevo il portiere che col dischetto rompeva le palle, però lui è uno specialista, non sbaglia mai, quindi. Certo, quindi non aveva rovinato il dischetto, no? No, ci stava provando, ma io l'ho mandato in porta. Certo. In porta. E tu sei uno specialista dei calci piazzati, cioè i rigori naturalmente sono forse i più semplici, tra virgolette, però sei abituato anche a punizioni importanti. Grazie agli allenamenti di Mr. Giangi, ho migliorato sui calci piazzati, corner, punizioni, rigori. Finalmente è girata un po', no? Serie positiva iniziata con la Juventus. E più che altro pareggi, la fortuna va cercata. Poi nonostante i punti non arrivavano, continuato a lavorare. Abbiamo lavorato come se ogni partita avessimo vinto, perché noi ce lo meritavamo, anche tutta la squadra, sia chi gioca di meno, sia chi gioca di più, tutti a disposizione del mister. Il mister è bravo, tutto lo staff ci trattano proprio da paura, non ci fanno pesare le sconfitte e pensano sempre all'individuo a migliorarci. Certo, infatti il miglioramento c'è stato sia individuale in tanti di voi, sia anche collettivo. Adesso insomma possiamo cavarci qualche soddisfazione. No, ci mancherebbe, adesso la strada ancora è ancora lunga. Cercheremo di fare più punti possibili. Ci prenderemo tutti i punti che abbiamo perso iniziando. Bene. Tu casa qua sei abbastanza di casa, no? Lui l'abbiamo acquisito. Sì, sì. Un po' lontano da qua però, qua vicino. Qua vicino, va bene. E niente, quindi a questo punto cosa abbiamo nel mirino, nell'immediato? Non ci sono obiettivi, siamo partita per partita, quello ci sta insegnando il mister, però noi pensiamo sempre a dare il massimo, poi i risultati vengono da sé. Perfetto, va buono. Grazie mille, ciao ragazzi.